Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E che cosa facciamo oggi? Ovviamente andiamo a lavare la moto. Che cosa utilizzo io per lavare la moto? Allora, ho preso un panno, un guanto, diciamo, di questo tipo per passarla dappertutto. Poi ho preso una bottiglia di questo tipo qua. Ho fatto delle modifiche all'interno e qui sul beccuccio per farla, diciamo, per fargli uscire molta schiuma. E poi niente, dentro c'è il MacOff, prodotto della MacOff, quello sempre che trovate nel video. E niente, adesso vi diamo una caricata. Io vi consiglio, ragazzi, se riuscite, di venire in un autolavaggio che ha anche il compressore, perché almeno poi, una volta che avete lavato per bene tutto, soffiate in modo tale da togliere tutta l'acqua, soprattutto dalle parti, diciamo, elettroniche, blocchetto della chiave, serbatoio. Infatti, come potete vedere, io già ho coperto il blocchetto della chiave con un panno, anche perché non ci andrò proprio con l'acqua sempre da lontano con l'idropulitrice. E niente, adesso che cosa facciamo? Prendiamo i gettoni e facciamo detergente, in modo tale da dargli una botta, fargli uscire un po' il grosso, diciamo la polvere, così. E poi ci andiamo a passare il nostro prodotto, che è formidabile. Prendiamo il getto, inseriamo moneta, detergente da lontano. Perfetto. Ora ragazzi, inizia la parte vera e propria. Perché cosa faremo? Prendiamo il nostro prodotto e ci diamo dentro, soprattutto qui, che è dove mi è caduto il liquido. Dappertutto proprio, ricerchi sui dischi, sulle pasticche, dappertutto. Tanto questo prodotto, ragazzi, va bene per tutto. Poi passiamo tutto. Così, qua, poi vi faccio vedere dopo, qua. E adesso facciamo due tipi di lavaggio. Io faccio lavaggio di sciacquo e poi faccio lavaggio antialone, così che non mi lascia tutte macchie quando la vado ad asciugare. Quindi adesso lavaggio di sciacquo sempre da lontano, ragazzi, eh? Facciamo l'antialone e poi dobbiamo solo passare all'asciugatura, quindi compressore e panno in microfibra e il bike protection, quello che ho usato prima per i cerchi nell'altro video. Andiamo con l'antialone. Questo è importante, passarlo bene su tutta la moto. Malmite, le parti difficili adesso sono quelle più calde, facciamo stare dappertutto.
ragazzi, qua usiamo semplicemente aria compressa, bike protection come sempre e panno in microfibra, semplicissimo. Prima si passa l'aria compressa dappertutto, se non metto il bottone giustamente non va. Adesso non ci resta che asciugare, perché una cosa bella di questo prodotto è che cattura anche l'acqua, quindi per asciugare è perfetto. Come prima lo spruzzo sul panno, voilà, la moto è asciutta. Guardate sulla sella pure, lo faccio vedere, guardate, vedete qua è bagnato. Ora ci passo il prodotto, l'ha asciugato ma ha lasciato, vedete, è rimasto, perché gli dà un colore, gli dà il colore questo prodotto anche alle plastiche, vedete, è un prodotto bello bello questo, ragazzi, 10 euro io ve lo consiglio come sempre. E niente, adesso continuiamo a fare questa cosa, prodotto sul panno e passiamo dappertutto. Ci vediamo tra poco quando ho finito. Ecco qua ragazzi, 5 minuti e ho finito di pulire la moto, bella lucida, come potete vedere. Tutto bello lucido qui, no, che è proprio così. Niente ragazzi, quindi anche per questo video è tutto e vi lascio al prossimo video che parlerà della catena, manutenzione della catena. Quindi ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao.